Ok, ciuschi di oggi. Ho comprato le Five Finger Vibram. Sono delle scarpe molto strane, uniche nel suo genere, che mi serviranno per andare in kayak, perché quelle che ho, le Crocs, ormai sono andate. Ecco qui, vedete, ho preso questo modello. Questo modello è abbastanza per roba acquatica, non troppo, perché ci sono vari modelli che adesso sta venendo la ribalta molto, il camminare, correre scalzi, e questi hanno praticamente le dita nella scarpa, no? Allora, con questa idea di correre scalzi, hanno inventato queste scarpe. Dove cavolo il coltello? Allora, Vibram è una marca, voi direte, americana? No, italiana dovrebbe essere. Se non italiana, è europea di brutto. Anche perché quando sono andato a comprarle mi hanno chiesto, te sai le tue misure europee? Gli ho detto sì, 43-44. Allora me le fate provare ed è un 44. Allora, la prima volta per fate provare, ha detto, toh, prova prima questo 40, oh, non riuscivo a infilare le dita, non è di facile infilare tutte le dita. Comunque adesso proviamo, no? Comunque volevo far notare che la suola, questa qui è più che altro per andare in kayak, così così, anche se adesso vado a fare un giro le metto. Se no, se volete correre, ci sono quelle con i ramponcini. Il prezzo medio di queste scarpe è sugli 80 dollari. Che è? Voi direte, 80 dollari per quel paio di ciabatte acquatiche? E io le compravo per 10, quelle semplici. Ma queste sono più belle, guarda. Quelle là con i rapponcini, il massimo costava 110, 100-110. Mi piacerebbe vedere in Italia quanto costano. Sicuramente in Italia neanche ci sono. No, ci sono. Comunque, mettiamocele su, vediamo come entrano. Mentre le provavo nel negozio non mi entrava il mignolo. Dicevo, ma porca puzza, non è che ho i piedi malformati? E invece me le avevate troppo strette. Non so io. Dite, entrate, entrate, entrate. Allora, perché quando si corre, per milioni di anni l'uomo ha corso a piedi scalzi, poi sono arrivate le scarpe e ha iniziato a correre male. Perché quando uno corre con le ca con scalzo, poggia tutto il peso sulle dita davanti e quindi ammorbidisce i ginocchi, insomma, non fa delle micro crepe nel sistema interno osseo. Invece con le scarpe poggia più sul tallone e quindi dà un impatto più forte. Infatti io potrei benissimo, non voglio, non faccio quel tipo le corse, la maratona, perché ti distruggi i ginocchi, come si dice i ginocchi, perché la corsa fa male, lo dicono tutti gli esperti. E coso, come si chiama? Aldo Rock, queste cose non le dice. Perché c'è la cospirazione delle industrie delle scarpe che vogliono vendere più scarpe. Allora nasce questo nuovo progetto di rendere il piede umano una macchina da corsa. E voi direte, e allora adesso puoi andare a fare la corsa? No, perché queste sono da kayak. Porca puzza. Ok, apposta. Facciamo una sfilatina. Ecco il modello 24, una scarpa molto comoda per il weekend. Modello numero 27, una scarpa molto comoda, molto salutare.
fare il giro, però sono così. Una scarpa molto per il weekend, molto bella per l'uomo che non deve chiedere molto della vita, dell'uomo sportivo l'uomo che sportivo che ama anche andare nella natura senza rinunciare alla comodità. Questa scarpa rispecchia dei valori molto belli. Oh, e non mi vengono mai, quando voglio fare questi tipi di discorsi da alta moda, retro gusto satinato, non mi viene, me li devo scrivere in un copione. Devo imparare da Paolo Bonolis, che lo faceva sempre. Allora, per questo è la recensione delle scarpe Vibram in tecnologia piedi nudi. Adesso non so se vado a fare la spesa con quelle. Sono un po' appariscenti, eh. Tra l'altro c'è un modello rosso molto bello, che con il rosso non c'è un parangone, come diceva Coso. Devo dire che sono abbastanza appariscenti. Cioè, sono sempre scarpe. Io andavo benissimo a fare il giro con le Crocs. Però... va bene, allora per il momento è tutto, ciao a tutti!